siamo in piazza Castello, piazza Castello ad Acerra, aspettando il presente. Sta arrivando Giuseppe, sì. Eccolo qua. Siamo contenti che abbiamo una lista che si presenta ad Acerra in coalizione con il PD. Col PD, no, e con il candidato sindaco Andrea Piatto. Presente che arriva. Per motivi di sicurezza vediamo chiunque sia dietro il palco di Rosalino. Guardate, il palco solo che dovrà intervenire. Prima del presidente Conte, che sta arrivando, sentiamo gli applausi. Allora io mi presento, sono Elena Vignati, consigliera del Movimento 5 Stelle del Comune di Casoria. Sono una portavoce del Movimento da almeno 5 anni, possiamo dire. E conosco Carmela da 5 anni. Carmela Auriemma è stata una novità nel Movimento 5 Stelle ed è stata una novità bellissima, la stella più splendente a nord di Napoli. Carmela merita tutto il supporto del popolo di Acerra, tutto il supporto del Movimento 5 Stelle ed ha avuto un grandissimo coraggio anche questa volta. Ecco il presidente Conte. Adesso voglio introdurre il candidato sindaco di Acerra, Andrea Piatto. Allora, per motivi di sicurezza state separati dalla base. Allora, io siete proprio tanti, quindi fa pure caldo, siamo velocissimi, c'è un amico generale praticato di saggi. Allora, innanzitutto volevo ringraziare il presidente, io da presidente del Consiglio Comunale ho gestito qui localmente insieme all'amministrazione comunale la fase difficile del Covid. L'uomo merita sicuramente l'apprezzamento del nostro popolo, perché governare in una fase così difficile come la fase Covid, soprattutto mettendo al centro le persone, è un riconoscimento che tutti quanti noi le tributiamo e la città, come dire, le riconosce. Perché questa alleanza con il Movimento 5 Stelle qui sul piano locale? Io non so chi diceva, la collega consigliera di Casoria si riferiva a Carmela. Noi abbiamo fatto un lavoro tutto programmatico di condivisione di un progetto, l'abbiamo scritto assieme e in realtà sottoponiamo alla città esattamente questo progetto. Che progetto? Noi abbiamo in comune una cosa, Presidente, abbiamo in comune la sottoscrizione della Carta di Assisi, quindi a partire dalla Carta di Assisi noi abbiamo costruito un programma di governo, un progetto di città che mette assieme economia ed ecologia, quindi i limiti dell'utilizzo delle risorse ambientali, ma anche l'occasione della green economy. Io non voglio essere, come dire, molto lungo, perché veramente è meglio, a me mi conoscete, lui lo conoscete meno, e quindi meritano loro di parlare. Noi una sola cosa vi voglio dire: noi eravamo partiti in sordina, nel senso, noi siamo un coro, quindi mettere assieme tante forze politiche, mettere assieme tante persone non è assolutamente semplice. Di là c'è un'unica persona che detta i ritmi della coalizione. Probabilmente questo evento segna l'inizio del nostro rush finale. Vi dico che nei prossimi giorni noi abbiamo la possibilità di mettere il muso davanti, nel senso che tutti i sondaggi ci dicono che in queste ore, che come Piatto, come candidato sindaco, siamo avanti. Ora c'è bisogno di mettere assieme a noi il voto sulle liste. Io spero di avere qui il presidente Conte per festeggiare insieme la vittoria della coalizione di Carmela e del Movimento 5 Stelle. Grazie ad Andrea Piatto, e adesso passo la parola alla nostra Carmela Auriemma. Buonasera a tutti, innanzitutto voglio dire grazie alla mia città, perché Acerra, come dice Andrea, è la città dell'accoglienza.
e credo che stasera abbiamo dato la giusta accoglienza a chi ha rappresentato per tanti mesi bui un punto di riferimento, che è Giuseppe Conte, che non è qui soltanto perché è il presidente del Movimento 5 Stelle, ma è qui perché è stato il presidente che è entrato nelle case di tutti noi durante il periodo secondo me più difficile degli ultimi 20 anni. E quindi io ero orgogliosa, Presidente, ogni volta che c'erano delle variazioni di bilancio perché arrivavano i soldi dal governo ai comuni per poterli dare in buoni alimentari, per poterli dare in aiuti ai commercianti, e nel periodo più difficile veramente abbiamo sentito l'orgoglio di essere rappresentati da lei. L'orgoglio del Movimento 5 Stelle, perché Acerra in questi giorni stiamo girando e stiamo facendo una campagna elettorale, e io incontro tantissimi percettori del reddito di cittadinanza che ci dicono: mi raccomando, non ci abbandonate, perché il Movimento 5 Stelle è oggi l'unica forza politica che mantiene salda una promessa, cioè quella di non lasciare nessuno dietro. E il reddito di cittadinanza ad Acerra è fondamentale, ha dato una boccata d'ossigeno a 3.000 famiglie, 3.000 percettori, quindi 3.000 famiglie. E se oggi, diciamo, c'è la possibilità di un voto libero, che deve essere un voto libero, e proprio perché queste persone non hanno più la necessità del piatto sulla tavola, è venuta una signora Concetta in sede. Noi abbiamo una sede, Presidente, contro anche, diciamo, la regola della non sede, noi l'abbiamo voluta mantenere 5 anni fa perché era un presidio di legalità, un presidio per la città. È aperta dai volontari, dei percettori di reddito cittadinanza, perché loro ci vogliono testimoniare la loro vicinanza, perché siamo stati la forza politica che ha riconosciuto attraverso la misura della legge la possibilità di dare dignità alle persone. E chi pensa che è una misura di assistenza sbaglia, perché i percettori spendono nei commerci locali, nel commercio di prossimità, quindi nella salumeria, nella macelleria, si paga il fitto a tanti immobili grazie ai percettori della cittadinanza, quindi non hanno avuto durante la crisi, no, della pandemia, lavorosità, quindi è una economia circolare, proprio, diciamo, locale, che si rigenera. E quindi per me è fondamentale, e siamo orgogliosi del Movimento 5 Stelle, in questo momento è la forza politica che lo difende con le unghie e con i denti, nonostante sappiamo che ci devono essere tanti correttivi. Acerra è la città della resistenza, è stato qui il Presidente Mattarella poche settimane fa, e questa è una piazza simbolo, perché questa è la piazza della resistenza, Presidente. Noi siamo nati qui, il Movimento 5 Stelle 5 anni fa è nato politicamente e istituzionalmente in questa piazza, ma in realtà è nato nel 2004 all'ombra dell'inceneritore di Acerra, l'impianto su cui si mantiene in questo momento tutto il ciclo dei rifiuti. E il Movimento 5 Stelle è oggi l'unica forza politica che con forza rivendica che una politica di incenerimento rifiuti è una politica che sta fuori dalla storia. Immaginiamo un impianto di 750.000 tonnellate, e che il Presidente De Luca vuole nuovamente allargare con una quarta linea, alla quale noi diciamo chiaramente di no, sia come movimento e sia come coalizione. Il motivo per cui il Movimento 5 Stelle è entrato in coalizione, perché adesso oltre al Movimento ci sono altre forze politiche, altre liste civiche che insieme a noi dicono no all'incenerimento e chiedono, come noi chiedevamo 5 anni fa, un piano di dismissione per l'impianto, perché non è possibile che ad oggi non ci siano impianti intermedi e che Acerra debba pagare uno scotto per tutta la regione Campania. Presidente, non le dico che sono state 3 settimane difficili, siamo stati sotto attacco. Sembra che tutto il problema siamo noi che ci siamo alleati, che abbiamo rinunciato ad una campagna, diciamo una tornata elettorale in solitaria dove mi avrebbero vista come candidata sindaco. Invece noi non abbiamo rinunciato, noi abbiamo ottenuto asili comunali pubblici, abbiamo ottenuto un piano la volontà di rafforzare l'ufficio ambiente, cioè i nostri temi sono arrivati in una coalizione dove se la sta giocando, e quindi abbiamo fatto un ragionamento per la città e non per il seggio dell'opposizione. E ci tengo a dire che noi andiamo a testa alta, nessuno ci può dire nulla, perché abbiamo rinunciato ad una corsa in solitaria che ci avrebbe vinto sicuramente un riconoscimento alla città, che è questo riconoscimento, perché il Movimento 5 Stelle in questi 5 anni ha lavorato duramente all'opposizione, e invece abbiamo deciso di rinunciare ad un seggio sicuro, alla cosiddetta poltrona che tutti quanti ci dicono, per giocarcela. Io ci ho messo la faccia, sono candidata come consigliera, abbiamo una lista di
persone eccezionali, attivisti storici, ma anche nuove persone che vogliono condividere, che hanno visto il nostro percorso dei 5 anni ed erano disposti anche a gareggiare soltanto per far entrare noi solo il simbolo del movimento, quindi credono fortemente in questo percorso. Io non voglio rubare altro tempo perché il presidente Conte merita e la città merita di essere, di avere il presidente Conte. Voglio soltanto fare un appello: noi abbiamo una grande preoccupazione per il voto di domenica, che non sia un voto libero. Sono arrivate decine di denunce al comitato della coalizione, noi abbiamo scritto a 4 mani una lettera che le vorremmo consegnare. C'è un problema di presidenti dei seggi, probabilmente abbiamo chiesto al sindaco, che è parte diciamo attiva della tornata elettorale, perché al pari mio un candidato consigliere comunale, di non nominare lui direttamente i presidenti dei seggi, ma di sorteggiarli. E non abbiamo risposto. Arrivano decine di denunce di pressione ai commercianti. Noi vogliamo, io dico sempre che il termine di questa, l'aggettivo di questa campagna elettorale è il coraggio. Vogliamo un voto coraggioso e chiediamo a tutti diciamo, i presenti, le istituzioni presenti, di aiutarci in questa campagna di libertà, perché dall'altro lato abbiamo una macchina completamente piegata, una macchina amministrativa completamente purtroppo piegata a esigenze elettorali dell'altra coalizione. Basta pensare, Presidente, che noi non abbiamo avuto l'autorizzazione, abbiamo avuto difficoltà a ottenere l'autorizzazione per la chiusura della campagna elettorale. Quindi abbiamo la necessità di garantire alla città un voto libero. Noi ci stiamo mettendo la faccia, siamo in piazza, abbiamo pensato di stare tra la gente, rassicurare la gente, ma abbiamo bisogno di sostegno di tutti quanti, perché veramente questa è una campagna di resistenza prima di tutto e poi anche di libertà. E ci siamo! E adesso con grande onore. Adesso per tutti i miei concittadini, diciamo, il piacere di sentirla qui con noi questa sera. Presidente voi. Acerra, grazie per questa presenza. Siete davvero numerosi. E io sono qui per portare una testimonianza, per rassicurarvi sul fatto che qui c'è un progetto politico serio. Andrea Piatto ha fatto delle scelte anche coraggiose e noi con lui. C'è un progetto politico che però adesso chiama voi. Voi ha una risposta. Valutate bene. Valutate bene perché si tratta di scegliere. Quindi sarà un gesto di grande libertà, un momento di grande libertà. Vi state ritagliando uno spazio di libertà che nessuno vi può togliere. Potete scegliere. Potete anche continuare su un percorso che già conoscete, ma potete anche scegliere di cambiare, di dimostrare coraggio. E il coraggio a cui vi invitiamo, vi chiediamo un gesto di coraggio, vi chiediamo di volervi ancora più bene di come vi siete voluti fin qui. Vogliate bene a voi stessi prima che a noi. Perfetto signore, dovete essere coraggiosi perché, attenzione, l'amministrazione che si insedierà potrà dare un nuovo voto da Cerra, potrà dire tanti sì e qualche no, i no saranno motivati e ponderati, come per esempio sulla quarta linea dell'inceneritore. Scegliete voi, scegliete adesso. Noi abbiamo già scelto da tempo e non a chiacchiere, con i fatti. Carmela la conoscete, giusto? Mica ve la devo presentare io. Fu lei come avvocato ad impugnare la norma dello sblocco Italia del governo Renzi
che prevedeva 8 nuovi inceneritori. Dovete scegliere se volete il destino della pattumiera d'Italia o volete una città dove i vostri bronchi possano vivere liberi, possano respirare liberamente. Avete già dato, avete già dato. Adesso c'è una svolta che ci è consentita anche dai soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che li siete guadagnati voi, con 2 anni di sofferenza economica, sociale, tutto il disagio psicologico che avete vissuto, i vostri figli, con la dad a casa, un trauma che nessuno gli potrà levare. Ve li siete guadagnati quei soldi. Quei soldi avete diritto che siano spesi per una migliore qualità di vita. Allora, signora, avete diritto voi a una migliore qualità di vita. Allora, qui scegliete il futuro vostro, qual è? Di transizione ecologica? Comunità energetica, diventate produttori di energia elettrica, la potete scambiare, taglio delle bollette stabile, strutturale, 25-30% di meno. Super bonus, vedete che ce lo stanno attaccando da tutte le parti, ci dovete votare per questo. Dobbiamo difendere il super bonus. Super bonus significa gratuitamente efficientamento energetico, rigenerazione urbana, valorizzazione degli immobili e in più taglio delle emissioni di CO2, anche queste tossiche, clima alteranti, e in più risparmio nella bolletta. Le nostre ricette sono per il bene vostro, sono tutte per il bene vostro. Noi dobbiamo scegliere la sanità. L'altro giorno, qualche giorno fa, il ministro Speranza ha sbloccato 8 miliardi per la sanità. Occorre un'amministrazione pubblica che abbia una visione, che voglia il bene della comunità. Dovete partecipare con la nuova amministrazione a tutte queste occasioni, queste opportunità. 8 miliardi significa rafforzare la sanità pubblica, migliorare gli investimenti, le apparecchiature tecnologiche, migliorare ancora la qualità, anzi crearla, perché purtroppo non c'è. La medicina territoriale, sapete che significa medicina territoriale? Che ci sono delle persone che non devono andare in ospedale, possono essere curate tranquillamente a casa, stanno meglio loro, risparmiamo noi, perché un giorno di ospedale costa alla collettività 5 volte rispetto a una persona specializzata, un sanitario che va a casa e tu ti senti anche a casa tua, in un ambiente confortevole, senza il disagio spesso di essere abbandonato in un ospedale. Sei grande, la scuola, cioè, non è finita, non è finita, siamo agli inizi. La scuola, nel periodo più duro della pandemia abbiamo investito 10 miliardi per la scuola. Ditemi, ma come mai i governi precedenti non l'hanno fatto? Nelle aule i nostri figli erano in aule con arredi che conoscevano già, dove ci sono passati i nostri nonni. Abbiamo cambiato tutti gli arredi, abbiamo investito 70.000 organico Covid, 11.000 insegnanti specializzati. Adesso c'è un decreto che vorrebbe operare dei tagli per gli insegnanti, ma noi non lo permetteremo. Noi non lo permetteremo. Allora ditemi, l'anno scorso, l'avete visto anche voi, abbiamo avuto una crescita record grazie alle misure adottate durante la pandemia, grazie alla legge di bilancio che abbiamo approvato prima che ci togliessero la fiducia e ci mandassero a casa e ci mandassero per impedirci di gestire i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo approvato una legge di bilancio
che ha portato al 6,6% di PIL. Attenzione, 6,6% di PIL. Abbiamo dimostrato che anche nel momento più duro della nostra storia, dal dopoguerra a oggi, le politiche di austerità possono essere superate. Abbiamo distribuito 130 miliardi di sostegno a famiglie e imprese con 5 variazioni di bilancio senza introdurre nuove tasse. Vedete, tutto questo si può fare. Si può fare se la politica guarda al vostro bene, al bene dei cittadini. Se la politica non pensa a ingrassare i soliti gruppi imprenditoriali, le solite elite. È per questo che hanno paura. Sì, forse signora, sa che ci stiamo convincendo anche noi. Hanno paura di noi, hanno paura. Stiamo dimostrando che si possono superare le politiche dell'austerità senza aumentare le tasse. La vecchia politica sta impazzendo. Attenzione però, non ci lasciamo ingannare. Quel 6,6% di PIL significa 6,6% di maggiore crescita economica. Però attenzione, se quella crescita si concentra sempre nelle mani dei soliti finanzieri, dei soliti gruppi industriali, dei soliti imprenditori, degli amici, non arriva nulla. Non ci lasciamo ingannare. Pensate un po' in che paese folle viviamo. Adesso stanno attaccando il reddito di cittadinanza. Da Italia Viva a Fratelli d'Italia. Tutti insieme. Cioè noi abbiamo politici che stanno in politica da quando hanno 18 anni, hanno i pantaloni lunghi, e guadagnano 500 euro al giorno e vogliono togliere 500 euro al mese a chi non ha di che mangiare. Pensate il nostro dibattito, la qualità del dibattito politico. In questi giorni si parla di togliere il reddito di cittadinanza, addirittura Fratelli d'Italia ha detto quei soldi li investiamo in armi, pensate un po', voglio fare il riarmo, voglio vincere la terza guerra mondiale, pensate un po'. Ebbene, si parla di questo, ma non si parla di 180 miliardi di economia sommersa, quindi si concentrano su 8 miliardi di reddito di cittadinanza e non c'è una politica seria che discute su come recuperare 180 miliardi di economia sommersa sottratta alla collettività. Non mi voglio trattenere, però vi dico soltanto che se voi darete il voto alla casella giusta a questo progetto politico, dimostrerete di volere bene ad Acerra, ai vostri figli, alle vostre famiglie, e ci darete forza a livello nazionale. Abbiamo bisogno di questo. Le nostre battaglie hanno bisogno di sostegno. Vedete, noi non ci impauriamo di nulla, noi abbiamo coraggio, abbiamo forza e determinazione. Vedete qui quanti ne siamo. Siamo in tanti, guardate qua. Roberto Figo, guardate qui, Agostino Santillo, Pompani, Valeria Cerambino, tutti quanti sono qui. Teresa Manzo, Gitta Sportiello, siamo in forza, noi siamo coraggiosi di nostro, perché i nostri principi sono così forti che non abbiamo paura di nulla, ma abbiamo bisogno del vostro sostegno, perché quello ci dà maggiore forza politica per vincere le nostre battaglie. Allora, quali sono le nostre battaglie? In breve, adesso abbiamo un problema con i giovani. Tutti a parlare di giovani e nessuno se ne interessa veramente. Noi abbiamo creato all'università posti da ricercatore per i nostri giovani più bravi, per non farli andare all'estero. Come mai è successo negli ultimi decenni? L'abbiamo fatto con un bravissimo ministro che si chiama Manfredi, che adesso è sindaco di Napoli con il nostro appoggio. Abbiamo creato
più borse di studio per gli studenti universitari nulla tenenti, di famiglie nulla tenenti, più che in passato. Adesso però dobbiamo continuare, i nostri giovani hanno bisogno non di lavoro precario, vi guardo, ma di contratti a tempo indeterminato. Attenzione, se fate un contratto di tirocinio, secondo il nostro progetto di legge, che vogliamo assolutamente, stiamo per far approvare, vogliamo che sia approvata più presto, avrete diritto, se sono tirocini curriculari, almeno a 500 euro, perché altrimenti si parla non di tirocinio, ma di sfruttamento della manodopera. Se sono tirocini, se non sono tirocini, sono contratti di lavoro, dobbiamo dire giovani, donne, adulti, tutti quanti, non meritate, perché al di sotto di qualsiasi concezione di dignità, di essere pagati 3, 4 euro, 5 euro lordi l'ora, sono paghe da fame inaccettabili. Dobbiamo approvare la legge sul salario minimo. Attenzione, con la guerra in corso, la recessione è dietro l'angolo, eh? Lo vedete, l'inflazione al 7%, aumenta tutto, ortaggi, frutta, olio, pasta, generi, tutti quanti, mi fate l'elenco, io giro tutti i mercati, è aumentato tutto, caro bollette eccetera. Adesso non esiste più il ceto medio di un tempo, il ceto medio sta andando in difficoltà, in autunno saremo in piena recessione. Adesso dobbiamo progettare, dovete darci la forza, il governo deve accettare una politica dei redditi, un cuneo fiscale per rendere buste paga dei lavoratori più pesanti. Siamo il fanalino di coda in Europa per le buste paga, 30 anni, buste paga, potere reale mai aggiornato, siamo un fanalino di coda, non lo possiamo più accettare. Ci dicono, ma voi volete bene all'Europa, dovete guardare l'Europa. Ma noi l'Europa la vogliamo guardare anche in questi casi. Gli altri paesi hanno il salario minimo, gli altri paesi hanno un potere d'acquisto che è aumentato negli ultimi anni, più 30, più 20, da noi più meno 3. Signori, signore, dovete aiutarci a combattere queste battaglie. Queste battaglie. E ce ne sono tante altre. Ce ne sono tante altre che ci stanno a cuore. Una, però su tutte, sarà determinante nei prossimi mesi. Dobbiamo evitare, l'abbiamo già affermato, quando è scoppiato il conflitto in Ucraina, tutto il mondo è impazzito. Avete visto come ha reagito la politica, i governi? Riarmo, riarmo, la Germania 100 miliardi, Stati Uniti 800 miliardi, da noi... Ah, mettiamo 10-15 miliardi, ovviamente proporzionalmente. Abbiamo detto no, quei soldi vanno, avete visto il decreto aiuti, 14 miliardi, ma non bastano, vi dico che non bastano. Ma è importante aver detto no al riarmo, una follia, non abbiamo bisogno di quello. A noi servono soldi per gli asili, hai detto bene, hai detto bene. Gli asili nido. Perché se no come si fanno a fare figli se non c'hai asili nido, se le giovani coppie non vengono aiutate, se l'assegno unico per le famiglie non lo rendiamo un po' più pesante? I soldi li dobbiamo investire in politiche del lavoro, politiche sociali, politiche di welfare. È giusto? Però attenzione. Adesso noi abbiamo condannato fermamente l'aggressione militare della Russia, abbiamo detto pieno sostegno all'Ucraina, perché dove c'è un popolo che fa resistenza e difende le proprie case, le proprie famiglie, la propria terra, va aiutato, ma adesso abbiamo le carte in regola del Movimento 5 Stelle per dire adesso è il momento del negoziato di pace e dobbiamo...
Abbiamo dimostrato, vedete? Abbiamo dimostrato, la storia è costellata di sfide impossibili. Vi ricordate il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza? Tutti dicevano che era impossibile. Se avessimo seguito partiti tradizionali, un po' tutti, ci dicevano di prendere il MES, vi ricordate? Col MES, adesso, se li avessimo ascoltati, ci saremmo ritrovati con 30 miliardi e la troica in casa, vi ricordate? E avremmo perso 209 miliardi e avremmo perso la possibilità all'Europa di imprimere una svolta, una reazione di solidarietà. Adesso dobbiamo fare un Energy Recovery Fund in Europa, una strategia comune per questa emergenza energetica. L'abbiamo detto, il Movimento 5 Stelle l'ha detto, andate a vedere su Google, su internet, dal 26 febbraio che abbiamo tutti i dettagli del piano. Piano di acquisto del gas in comune, stoccaggi comuni, tetto calmieratore, meccanismi di compensazione interna tra i paesi per rendere equilibrato questo piano. Occorre solo coraggio, determinazione. Al Piano Nazionale Recovery Fund ci hanno detto che era impossibile. Nulla è impossibile se hai una visione chiara delle cose, una strategia determinata, se hai coraggio. Ci dovete dare questa forza politica e questo sostegno. Mo signore te ne vai, mo. È una giustificazione seria. Va bene allora. E finisco. Tutte queste battaglie, venivano elencate alcune. Per esempio, un'ultima, persone con disabilità. Persone con disabilità. Chi è in famiglia sa di che cosa sto parlando. Una persona con disabilità in famiglia, sapete di cosa parlo. Dobbiamo approvare la legge sul caregiver. Dove c'è una persona con disabilità, c'è in famiglia una persona che sta sacrificando la propria vita personale, professionale, per stare accanto a questo familiare. Dobbiamo riconoscere, dare dignità giuridica a questa persona. Questo significa non lasciare indietro nessuno. Noi non ci accontentiamo del 6,6% del PIL, noi stiamo a guardare come si distribuisce, dobbiamo beneficiarne tutti. Ecco, voi avete la garanzia che il Movimento 5 Stelle, c'è, combatterà queste battaglie, combatte quotidianamente queste battaglie, anche se delle volte voi leggete i giornali, vero? Rimanete disorientati, non vi lasciate disorientare da TV e giornali. Avete la garanzia che noi lavoriamo per voi, mai per il nostro tornaconto. Lo facciamo con forza, coraggio, determinazione e soprattutto onestà, perché per noi l'etica pubblica è la premessa per qualsiasi azione politica, soprattutto in questa terra che una volta anticamente era chiamata Felix, che è stata deturpata dalla criminalità organizzata che ha reso inquinati questi posti, questi territori. Quindi contrasto sempre costante a qualsiasi forma di infiltrazione mafiosa, camorristica, a qualsiasi forma di illegalità. Aiutateci. Grazie Cerra.